Salve amici, oggi voglio mostrarvi come realizzare questa splendida stella di carta. Procediamo. Per realizzare questa stella occorrono 4 quadrati. Questi sono 20x20, poi la misura la scegliete voi. Un nastrino, brillantini, colla vinilica e colla a caldo. Procediamo. Prendo il quadrato e lo vado a piegare in modo diagonale, in questo modo. Poi prendo la punta e la faccio arrivare dove sta la diagonale, così. La punta la vado a riportare sulla linea, così. Apro. E me lo vado a piegare fino alla diagonale. In questo modo. Poi proseguo così, sempre andando sulle stesse piegature. In questo modo le piegature saranno tutte uguali. Ecco qua, vedete? Questo dovrebbe essere. Procediamo anche col secondo. La diagonale, me la riporto qua. La riporto. Lo apro e lo piego. Questo modo saranno tutti i 4 quadrati piegati in modo uguale e così procediamo a piegare anche gli altri due. Ora li abbiamo piegati tutti e 4. Vi faccio vedere come procedere. Prendiamo le forbici e andiamo a mettere poggiata così dove sta fino alla punta per trovare la metà e la pieghiamo in questo modo. Procedo anche con gli altri. Utilizzando così le forbici, la piegatura centrale sarà perfetta. In questo modo qua. Procediamo. Ora prendo la colla e la vado a mettere qua, in questo modo qua. Non dove sta la prima piegatura, ma dove sta la seconda. Questo modo qua. Stendetela bene e non emettete troppa. Andiamo a chiudere. Prendo il secondo. Se vedete che qua non vi trovate, perché una piegatura va all'ingiù e un'altra all'insù, basta girare e vi troverete sempre. La colla dovrà essere messa fino qua, fino al secondo piegatura. Stendete bene prima. Assicuratevi che le piegature vanno nello stesso verso, in questo modo. Andiamo a procedere anche qua con la colla. Andiamo a chiudere.
facendo un po' di pressione così la colla asciuga. La prima metà l'abbiamo realizzata. Procediamo. Stendete bene la colla, non troppa giusta. Io mi vado a chiudere due quadrati alla volta, così, e poi procedo con gli altri due. Io preferisco la colla calda. Assicuratevi che questi siano piegati allo stesso modo e poi procedete nella chiusura. Ora vado ad incollare il nastrino. E procedo con la chiusura della stella. Vedete? Se avete incollato tutti i bordi nello stesso modo, avranno due facce diverse. Però così. Ora procediamo. Ora prendo la stella e prendo la colla. Con un pennellino vado a mettere la colla sulle piegature, in questo modo. Sto attenta a non lasciarne neanche una. Metto la colla anche all'altro lato.
Così. Procediamo a cospargere i brillantini. Procedo anche con l'altro lato. La stella è terminata. Se vi è piaciuto questo video, datemi un...